È stata la Grande Guerra il tema dell'ultimo incontro culturale organizzato ieri dalla Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura. Un argomento ampio e ricco di sfaccettature che ha visto gli interventi di diversi e qualificati relatori. Degli intellettuali e della loro partecipazione hanno parlato i docenti Anna Castiglione e Giuseppe Piazza. Mentre l'ingegnere Isidoro Fresta si è soffermato sui progressi compiuti dall'industria aeronautica in quegli anni. Siamo al centenario della Prima Guerra Mondiale e mi è stato proposto di fare qualcosa. Essendo io un ingegnere che ha lavorato 40 anni in aeronautica, la mia passione è quella, ho proposto qualcosa sull'aeronautica nella Prima Guerra Mondiale e dopo si è venuto consolidando l'aspetto industriale, cioè la nascita e l'evoluzione dell'industria aeronautica in conseguenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale, gli eventi tecnici. L'evoluzione delle progettazioni, l'esigenza delle forze armate, l'impegno bellico che stimolava nuove attività, nuovi impegni, nuove ricerche. E quindi c'è stato un progresso sicuramente nettissimo che altrimenti si sarebbe verificato, alcuni stimano in 20-30 anni di storia, se non ci fossero stati questi eventi così spingenti, pressanti delle necessità militari.